Uomini e donne va in vacanza. Ecco i primi spoiler sulla prossima edizione. Quando finiscono le puntate, quando riprendono le registrazioni e molto altro. Pare che Maria De Filippi potrebbe affidare il trono ad una ex corteggiatrice della ultima edizione poiché si sentirebbe in debito. Ecco i dettagli. Uomini e donne news. Quando finisce e cosa va in onda? L'edizione 2023-2024 di Uomini e Donne è giunta al termine confermandosi anche per questo anno una delle trasmissioni più seguite di Canale 5 e più commentate sui social. Le puntate di questo anno hanno mostrato molte storie d'amore nate, altre finite ed altre che purtroppo non sono mai decollate. Non sono nemmeno mancati momenti di risate e di trash epico, come durante l'ospitata di Giucas Casella che ha ballato con Tina Cipollari per poi ipnotizzarla e lasciarla non cosciente sul pavimento nell'ilarità generale. Venerdì 24 maggio è andata in onda l'ultima puntata. Con una bella conclusione, si è formata una nuova coppia, composta da Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fers, ed i due sono usciti insieme da programma. Ma cosa andrà in onda su Canale 5 dopo la fine del dating show? Secondo il palinsesto ufficiale, il programma sarà sostituito dalla soap La Promessa a partire dalle 14.45 dal lunedì al venerdì. La soap finirà intorno alle ore 17 ed in tal modo andrà a sostituire anche il quotidiano Daytime di Amici, dato che anche questo programma di Maria è ormai concluso. Ma quanto dovranno attendere i fan per rivedere conduttrice, dame e cavalieri? Andiamo a scoprirlo. Spoiler tronista. Maria ha scelto l'ex corteggiatrice? Novità e prime registrazioni. La pausa estiva di Uomini e Donne è dunque iniziata e come di consueto durerà tutta l'estate anche se la redazione sarà al lavoro già prima della ripresa delle puntate. L'estate è sempre un periodo altalenante per la De Filippi che si divide tra le vacanze con la famiglia e la programmazione delle sue molte trasmissioni TV tra cui Uomini e Donne. Nel corso dei mesi infatti verranno stabilite novità, approntati i casting per la nuova edizione e tenute le prime registrazioni. Ma quando avverranno queste registrazioni? Secondo i primissimi spoiler, ancora da confermare, l'ipotesi più plausibile è che i protagonisti di Uomini e Donne torneranno negli studi Helios in Roma già a fine agosto, dal momento che per vedere le nuove puntate si dovrà attendere almeno i primi di settembre 2024. Anche per quanto riguarda il cast ci sono già alcune voci. Con l'autoeliminazione di Ida Platano e la scelta finale di Daniele Paudice si sono chiuse dunque tutti i percorsi dei tronisti 2024. Secondo una recente indiscrezione, Maria starebbe pensando già ad una nuova tronista, si tratterebbe di una ex corteggiatrice di questa edizione. Il motivo sarebbe il fatto che la conduttrice potrebbe sentirsi in debito con la corteggiatrice, forse per come sono andate le cose. Si tratterrebbe di Valeri Coda, una delle corteggiatrici di Daniele Paudice, che poi ha scelto Gaia Gigli. Valeri sarebbe stata insultata in studio, per il bacio dato da Daniele, e la De Filippi potrebbe volersi scusare con lei dandole la possibilità di sedersi sul trono classico. Voi cosa ne pensate?